Ci avete fatto caso? In cima al campanile della Basilica di Sant'Eustorgio a Milano non c'è una croce, come di solito accade, ma c'è una stella. È il ricordo di una stella che accompagnò i magi dall'Oriente fino a Betlemme per adorare il bambino Gesù, come leggiamo nel Vangelo di Matteo. Sì, questa di Milano è proprio la Chiesa dei Magi, dove per secoli sono state accolte e venerate le loro reliquie. Secondo un'antica tradizione, a portare a Milano le ossa dei Magi fu proprio il vescovo Eustorgio, agli inizi del IV secolo, che le aveva ricevute in dono dall'imperatore Costante mentre si trovava a Costantinopoli. Quei venerabili resti furono racchiusi in una grande arca di pietra, trasportata prima per mare e poi per terra, come ricorda anche un espressivo capitello romanico che possiamo ammirare nella basilica stessa. Ma giunti alle porte della città di Milano, racconta sempre la tradizione, i buoi che trascinavano l'imponente sarcofago non vollero più saperne di proseguire e Sant'Eustorgio intuì che proprio qui i magi volevano riposare. Eccola la grandiosa tomba che per secoli accolse le spoglie dei magi, spoglie che oggi non ci sono più perché vennero trafugate nel 1164 dopo che la città di Milano fu messa a ferro e a fuoco da Federico Barbarossa. Fu il cancelliere dell'imperatore tedesco, il vescovo di Colonia, Rainaldo di Dassel, a organizzare quella forzata traslazione che privava Milano di uno dei suoi tesori più preziosi, ma che andò ad arricchire proprio la città sul Reno, che da allora divenne meta di continui pellegrinaggi. Milano in realtà non si rassegnò mai a tale perdita, ma sia le richieste dei Visconti e degli Sforza nel 400, sia le preghiere dello stesso San Carlo Borromeo nel 500 non ebbero effetto. Finalmente il Cardinal Ferrari nel 1903 ottenne dal suo collega arcivescovo di Colonia una parte di quelle reliquie dei Magi. Reliquie che oggi sono poste in un tabernacolo sopra questo bel polittico marmoreo del 300, che illustra proprio le vicende dei Magi così come sono raccontate nel Vangelo di Matteo, dall'incontro con Erode all'adorazione del bambino Gesù fino alla fuga per sfuggire proprio alle ire di Erode. Una tradizione che rivive ogni anno a Milano anche con il corteo storico che attraversa le strade del centro città, mentre a Brugherio ancora oggi si venerano altre reliquie dei Magi. Ma questa è un'altra storia che vi racconteremo la prossima volta.